Pronto? Pronto, buonasera, vorrei parlare con Cristina Esposito, per cortesia. Sono io, chi è? Signora, buonasera, la chiamo da Marina di Camerota, sono un vigile del fuoco, sono il responsabile dei vigili del fuoco. Che è successo? La chiamo perché è successo un incendio nel rimessaggio Isidoro. Madonna santissima! Stiamo chiamando tutti e... credo che anche la sua roulotte sia andata distrutta. Ci risulta che lei abbia qui una Adria. Sì. E almeno per metà purtroppo è andata distrutta. Madonna santissima. Signora, mi dispiace. Ma questa è la seconda roulotte, mi dispiace. Vabbè, mo chiamo subito mio marito. È la seconda volta. È la seconda volta che si incendia la roulotte. Mamma mia. Madonna fatela, santissima. La terza fatela benedire, signora K. L'abbiamo fatto pure con la seconda, ma dobbiamo venire noi sul posto. Signora, il problema è... Allora, prima di tutto devo sapere se sulla roulotte ci sono beni di valore. Beni di valore, televisore, ferro da stiro, le coperte... Un attimo solo, un attimo solo che vediamo se riusciamo. Ragazzi, riuscite a entrare nell'Adria? Si riesce a entrare? Rompila la porta, vedete un po' se c'è qualcosa ancora di intero dentro. Signora, mi dispiace, non pianga, mi fa sentire... No, mi dispiace, ma già è la seconda volta, lo so, quindi... però se lei piange purtroppo non risolve niente. Lo so. Allora... le cose intere, non le rompere. Allora, televisore, la signora dice un televisore, un ferro da stiro... Vabbè, ma ci sta tanta roba, c'è gazebo, c'è di tutto nella roulotte. Tutto bruciato. Niente proprio. Signora, mi spiace, tutto bruciato. Va bene, la ringrazio. Io adesso le do il numero di fax perché ci dovete dare l'autorizzazione a rimuovere le macerie. Sì. O venite voi subito, se voi non avete la possibilità di venire... Ci non deve... lo so, il tempo che rintraccio mio marito... Allora, si segni questo numero di fax. Sì, mi dica. 081 sì. 637... Ma devo fare il fax? Sì, ci deve dire, autorizziamo il sottoscritti, Cristina Esposito e il suo marito, autorizziamo la rimozione delle macerie della nostra roulotte targata, eccetera, eccetera, che si trova nel rimessaggio Isidoro di Marina di Camerota. Va bene. Perché purtroppo... Quindi 081-637... 000. Poi saranno i pompieri di Napoli a mandarci il fax a noi qua. La ringrazio. Grazie a lei, signora, e mi dispiace tanto. Di niente. Arrivederci, arrivederci. Marco! Dimmi. Sta piangendo! Se lo so. La richiamiamo subito. Vai, Gigi, richiamiamola immediatamente, poverina! Pronto? Signora, le chiedo scusa. Dica. C'erano coperte, cose... Sì. Perché c'è tanto fumo. Sì, c'è di tutto dentro. È come una casa arredata, pendole, coperte, piatti, tutto. Mamma mia, tutto. Che peccato è Dio, tutto. Tutto. Però non si lascia tutta questa roba, svuotata. Ma non si lascia, io la tenevo nel campeggio, me l'ha fatta spostare per il rimessaggio. Da Isidoro non è mai successo questo. Lo so, signora cara, però purtroppo, chissà, c'è stato un cortocircuito di una roulotte vicina. Pensi che si sono incendiate 15 roulotte. Un'ecatombe, signor, un'ecatombe. Senta, ma Isidoro sta lì in campeggio? No, adesso lui è ferito, l'hanno dovuto ricoverare. Ah. Si è ferito perché nell'incendio ha tentato di salvare il salvabile, ma non ci è riuscito. Ho capito. Mi dispiace. Ah, ma signora, ma c'è qui suo marito, ma com'è possibile? Chi è mio marito? Marco! Sì. Ma sei qui? Sì. Marco è qui, caramba! Cristina, sei su Radio Marte! Il fatto giallo, il fatto giallo, il fatto giallo, fatto giallo, fatto giallo, fatto giallo! Cristina! E dimmi! Era uno scherzo! Guarda, ti giuro, perché sono forte di cuore, però realmente è la seconda volta che si è bruciata la... Ma non si è bruciata, è uno scherzo, non si è bruciata niente! Guarda, ma quello è uno stronzo, mio marito! E su questo possiamo essere d'accordo con te!